ho messo da parte questo articolo sulla brambilla, che è, diciamo così, l'anticaccia per antonomasia in Italia, perché questa signora che tiene in braccio questi meravigliosi beagle che erano destinati alle sperimentazioni e che lei ha salvato, che frequenta tutti i salotti, delle volte parla a sproposito. Infatti mi dispiace che questa signora dica, entra poi nel vivo della polemica più squisitamente politica, la lobby dei cacciatori, sottolinea, è sempre stata potente e ha sempre esercitato soprattutto nei governi locali un potere molto forte. Quello che onestamente però non capisco è come i politici navigati come Rossi, che è presidente della regione, non accettino il cambiamento, perché gli anticacciatori sono più dei cacciatori. Tutto si, diciamo così, ruota attorno a una legge per le gabbie per il trasporto degli animali, per cui la regione ha equiparato il posto dove può vivere un animale come quello della sperimentazione. 2 metri per 2. Allora, questa è una cassetta per trasportare un cane, la mia Doria, un po' emozionata davanti alle telecamere, ma io credo che i governi locali dovrebbero tenere d'occhio chi possiede gli animali, perché lo stare male di un animale non dipende dagli spazi, dipende dal padrone che ha. Io ho sempre sostenuto che ci vorrebbe un porto di cane, perché molti hanno cani inadatti alla loro testa e alle loro braccia, perché vedo delle signore deboli con dei cani enormi, e poi tutto questo astio con i cacciatori. Signora Brambilla, lei capisco che perda parecchio tempo nei salotti che contano anziché andare nel bosco, ma se i cacciatori di cinghiale, e io non sono un cacciatore di cinghiale, smettessero di andare a caccia al cinghiale, lei quei cinghiali lì se li ritroverebbe in salotto dopo 2 anni e magari prenderebbero i suoi canini per bignè mangiandoli uno a uno. Per fortuna c'è un orientamento, adesso i cacciatori, l'ho letto sulla rivista che Federcaccia mi manda, ma che fai, dormi? C'è la televisione, mi dormi. I cacciatori stanno cominciando a collaborare, anzi i verdi e gli animalisti stanno cominciando a collaborare con i cacciatori, perché i cacciatori sono sempre stati propensi alla tutela del territorio fatta collegialmente. I nostri amici a quattro zampe, vi ripeto, ci danno un amore incondizionato e dipende dal nostro amore tenerli meglio o peggio, giusto Doria? Perché una calepuzza sotto il naso lei.